Ciao ragazzi, bentornati su questo canale. Oggi parliamo delle cosiddette polizze D&O, polizze che sono fondamentali nell'ambito di aziende e di società. In particolare vedremo a cosa serve una polizza D&O e perché è estremamente importante stipularne una. Vi invito già da subito a lasciare le vostre domande nei commenti qui sotto oppure in direct e a seguirci sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Per chi non mi conosce, io sono Valeria Bruni, sono il socio più giovane di MB e mi occupo di assicurazioni. Partiamo subito! Come abbiamo detto, le polizze D&O sono prodotti assicurativi pensati per aziende e per società. Vediamo perché. Innanzitutto, che significa D&O? È una sigla che in inglese sta per Director and Officers Liability ed è cioè una copertura per l'amministratore e tutte le figure apicali, cioè importanti, che hanno una responsabilità nell'ambito della società o dell'azienda, ad esempio i soci, i dirigenti o i membri del consiglio di amministrazione. Benissimo, quindi qual è il rischio che andiamo a coprire con una polizza di questo tipo? Può succedere, e a volte succede, per l'amministratore e le figure apicali di prendere decisioni sbagliate. Alcune decisioni sbagliate portano ad una perdita pecuniaria di tutte le persone che ruotano attorno alla società. Possono essere i soci, i dipendenti, i creditori, clienti e così via. Se quindi per queste perdite la società viene chiamata in causa, ne risponde in prima persona l'amministratore, che per rifondere le persone che hanno subito un danno dovrà attingere dal proprio patrimonio personale, quindi risparmi, la casa, eccetera, perché sappiamo che in questi casi non è la società o l'azienda che ripaga per i danni. Ecco allora che nasce l'esigenza assoluta per due cose. Uno, lavorare in serenità per l'amministratore e tutte le figure di responsabilità. E due, di tutelare il patrimonio personale di queste persone. Se a questo sommiamo il rischio di trovarsi coinvolti in investigazioni, procedimenti civili o penali o altre azioni legali, la soluzione perfetta è quella di stipulare in combinazione una polizza D&O e una di tutela legale. Della polizza di tutela legale vi parlerò infatti nel prossimo video. Il nostro incontro di oggi è terminato, se avete domande scrivetemi nei commenti oppure in direct e seguiteci sui nostri canali Instagram e Facebook. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!